Radio Kalashnikov, subcomandante, appartiene a quella schiera di persone che ha avuto, come dire, un'adolescenza devastata dall'incontro con Giovanni Lindo Ferretti. In verità anche da un altro paio di incontri, ma non è il caso di stare qui a parlarne. Beh, se avete seguito i media ultimamente, forse saprete che alle ultime elezioni regionali Lindo Ferretti ha fatto outing dicendo di essere quella parte di Emilia che ha votato Lega Nord, anzi Lega ormai non ha più neanche questa connotazione ufficiale. Bene, questo è una chiusura del cerchio sulle ultime svolte di Lindo Ferretti. Mi vengono in mente due considerazioni. La prima è l'interpretazione che ne faccio io, ovvero questa chiusura verso se stessi, questa chiusura al mondo, che è l'avvicinarsi a certe posizioni, come questa ortodossia ultracattolica che ha abbracciato, e il voto conseguente poi degli ultimi tempi alla Lega, mi fa pensare alla paura. Cioè, un uomo che da anni convive con una malattia piuttosto grave, entra e esce dagli ospedali, forse inconsciamente ritrova queste forme di chiusura, di fede, proprio come difesa personale. Quindi non c'è luce di ragione in questo. Questa è la fede più oscurantista. E questo è come dire, il passaggio emotivo. C'è una cosa invece che mi sento di dire, ovvero il talento di Ferretti è sempre stato quello nell'uso delle parole, e se è diventato qualcuno lo deve a questo, ma anche alla cassa ricettiva delle persone. Cioè, se egli è quello che è e fa una vitaggiata, lo deve anche al suo pubblico, un pubblico che si è avvicinato a lui non certo per questa trasformazione. Quindi non si può obbligare nessuno, sono fatti assolutamente privati. Quindi se questo è quello che è Giovanni Lindo, deve seguire la sua strada. Ma per una forma di rispetto per tutti noi altri, io direi che sarebbe giunto il momento di staccare la spina mediatica. Radio Kalashnikov, live in Pankow.